sa come? Graviano Filippo, imputato anche lei degli stessi reati di quegli articoli 416, 416 bis, 75 e 71 della legge numero 685. Le diamo lettura dell'interrogatorio che ha reso. Dalla lettura dell'interrogatorio reso il 26 agosto 85 da Graviano Filippo al giudice istruttore di Palermo, contestati i reati di cui al mandato 361-84, risponde: contestato all'imputato le risultanze processuali secondo le quali sarebbe un membro della famiglia mafiosa di Brancaccio capeggiata da Pino Savoca, risponde: io non sono una persona del tipo di quella indicata dalla signoria vostra. Conosco Pino Savoca in quanto costui, alla ricerca di un appartamento, me ne chiese uno in affitto. Io infatti avevo degli appartamenti lasciatimi da mio padre. In quell'occasione io, il Savoca ed il di Gaetano Giovanni fummo controllati dalla polizia. Il Savoca mi era stato presentato dal di Gaetano in quanto con lui avevo un rapporto di lavoro. Infatti, mentre frequentavo la scuola di pomeriggio, mi dedicavo all'allevamento di maiali sul fondo di mio padre ed alcuni di questi li vendevo al di Gaetano. Io da quel giorno non ho più rivisto Pino Savoca. Conosco i fratelli Calzetta perché facevano il mio stesso mestiere, ma non saprei distinguere chi di questi fratelli sia lo Stefano. Io mi occupavo, finita la scuola, di una fabbrica di manufatti e così i Calzetta mi davano dei consigli in quanto non ero molto esperto. Contestato all'imputato che secondo le dichiarazioni di Stefano Calzetta con i suoi fratelli Benedetto e Giuseppe era solito intrattenersi alla calza con il di Gaetano, con fratelli Nino e Giuseppe Battaglia e con altri pregiudicati dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese, contestato altresì come Pino Savoca sia stato tratto in arresto proprio mentre si trovava insieme ad uno dei suoi fratelli e ad uno dei fratelli Battaglia, e come esso imputato sia stato tratto in arresto con il di Gaetano Giovanni, a riprova secondo l'ufficio dell'attendibilità delle dichiarazioni del Calzetta, risponde: io non ho niente da nascondere ed infatti ho detto di conoscere il di Gaetano da molto tempo, sempre perché gli vendevo i maiali. Non è vero invece che io mi riunissi alla calza con le persone citate dalla signoria vostra. Ribadisco che conoscevo il Calzetta per motivi di lavoro, dato che ci aiutavamo. Scusi, i Calzetta. Qui c'è scritto il Calzetta, vuol dire che lei ora lo modifica. Se hanno, no, io non modifico, se hanno scritto il Calzetta. Ho precisa. Vabbè. Sì. Parla dei Calzetta. Forse infatti lui ribadisce in questa parte. Questo è un errore. Non... Dunque, rileggiamolo. Ribadisco che conoscevo il Calzetta per motivi di lavoro, dato che ci aiutavamo vicendevolmente ed anzi erano loro ad aiutare me perché meno competente. Non conosco Vincenzo Sinagra, anche se la signora vostra mi fa presente che lo stesso dichiara di conoscermi. Non conosco Tommaso Spadaro se non per averne letto il nome sui giornali. Non conosco Giuseppe Lucchese, detto Lucchiseddu, né l'ho mai sentito nominare. A questo punto la difesa avanza istanza di scarcerazione immediata per insufficienza di indizi. Letto confermato, sottoscritto. Mi pare che non ce n'è altro. Allora, lei precisa che lì ha detto i Calzetta? Sì, beh, sì. Sì, 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 evidentemente è un errore materiale, sì. Deve aggiungere qualche altro. Sì, io confermo quello che ho dichiarato prima. E poi niente, c'ho da dire che sino a 19 anni frequentavo la scuola,
mi sono diplomato e poi ho iniziato questa attività, di questa fabbrica di manufatti e basta. Poi mi sono trovato in queste condizioni senza nemmeno sapere il motivo. Che diploma ha preso lei? Ragioneria. Michele Graviano è suo fratello? Mio padre. Suo padre. È stato ucciso? Sì. I motivi li conosce? I motivi non li posso conoscere io, la polizia li dovrebbe conoscere. Beh, che non li possa, semmai non li conosce, ma che non li possa non completamente li conoscere. Potrebbe... Non è che sono io che faccio le indagini. Se conosce, potrebbe... Non è che sono io che faccio le indagini. Dunque, domande ce ne sono? Parte civile, pubblico ministero, nessuna. Il difensore? Sì. Avvocato Sbacchi, numero? 69. 79. Presidente, avvocato Sbacchi, volevo chiedere quando la fabbrica di manufatti cominciò a operare. Dica. E la fabbrica di manufatti cominciò a operare nell'82. 1982? Sì. Presidente, qual era la posizione economica del padre e che, e che si hanno fatto denunce di successione a seguito della morte del padre? Sì, noi abbiamo fatto 3 denunce di successione. La prima di un importo di 474 milioni che riguarda appartamenti e terreni. La seconda di 2 milioni e mezzo che è una quota della fabbrica di cui io ero pure socio. E la terza circa 60 milioni di un terreno in Bonfornello. Presidente, un'altra domanda, se consente, dell'ultima. A sua volta il genitore queste immobili, queste proprietà, come le aveva acquisite? Sei a come conoscenza? Le aveva? Acquisito. Sì. Come le aveva avute il suo padre? Mio padre aveva avuto il terreno dove ha costruito questi appartamenti da suo padre, quando lui ancora era minorenne. E... ha costruito questi appartamenti a partire da 35 anni fa, quando noi ancora non eravamo nati. E poi nel giro di circa 15 anni ha completato questi appartamenti. Nessun'altra domanda, Presidente? Va bene. Conosce Angelo Calcagno? Oh, sì, questo Calcagno ci siamo stati al matrimonio noi, quando si è sposato. E al matrimonio c'erano anche altre persone? Chi conosceva di quelli che ha incontrato al matrimonio? No, al matrimonio ci siamo andati tutta la nostra famiglia. E ha conosciuto altre persone? No, no. Quindi, si incontra tanta gente, ma non è che... ci si diverte, si incontra gente, però non è che c'è conoscenza, non so. Quindi Vernengo, Lombardo, tutte queste persone che erano pure al matrimonio, non li conosceva né li ha conosciuti? No, non li ricordo. Figli di Vernengo Pietro? No, no. No, non li conosce. Vabbè. Allora possiamo farvi accompagnare? Ciao. Grazie. Ora che dobbiamo... Sì. Che lo presti?